Il prossimo servizio è realizzato da Crescere Informandosi, un blog di Roma con una sua pagina Facebook e un canale YouTube, a cui invitiamo a lasciare mi piace e ad iscriversi per rimanere aggiornati su tutti i nostri servizi. Paolo De Luca, giornalista, per molti anni corrispondente da Bruxelles, nonché scrittore, è autore recentemente del libro Il vento dell'Est, dispotismo e democrazia nell'era della globalizzazione. Com'è cambiato l'Est Europa a livello economico e sociale in questi anni? Beh, l'Est Europa è cambiato molto, diciamo, per molti aspetti anche in meglio, perché se ci ricordiamo quello che era prima della caduta del muro di Berlino, erano, diciamo, una serie di dittature che erano sotto il tallone di Mosca. Adesso, insomma, la situazione è molto più leggera, per così dire, nel senso che a Mosca c'è un plutocrate autocrate che è Vladimir Putin, ma non è che sia paragonabile a quello che è stato Brezhnev o Andropov, insomma, o i leader del PUS. Però mi sembra che di quella dittatura sia rimasto qualcosa, sia rimasto qualche segno, in particolare nel modo di concepire la democrazia. Ora, noi abbiamo assistito, stiamo assistendo, assisteremo ancora di più nei prossimi mesi allo sviluppo di una forma particolare di democrazia in alcuni paesi, in particolare in quelli di Visegrad, che, lo ricordiamo, sono, insomma, accanto all'Ungheria e alla Polonia, alla Repubblica Ceca e la Slovacchia. Soprattutto in Polonia e in Ungheria si assiste alla nascita di una democrazia cosiddetta illiberale. Il termine non è mio, ma è di Viktor Orban, che è, insomma, è l'uomo forte dell'Ungheria. Questa democrazia illiberale in che cosa consiste? Consiste in un tipo di democrazia che prevede, diciamo, tutto quello che prevede qualsiasi democrazia, cioè il diritto di voto, ma non prevede tutte le libertà che invece, a mio avviso, ed è questo un po' il senso anche del mio libro, sono necessarie perché la democrazia possa svilupparsi compiutamente. Cioè, se non c'è la libertà di opinione, se la stampa non è libera, se i giudici non sono organismi, soprattutto i giudici costituzionali, non sono organismi indipendenti, allora è chiaro che la democrazia fa fatica a svilupparsi in qualche modo, soffre. E io credo che questo modello sia da rigettare, anche se purtroppo vedo che dalle nostre parti, in Europa, nell'Europa occidentale in generale, ma anche in Italia, comincia a prendere piede l'idea, diciamo, un po' dell'uomo forte e comunque del fatto che comunque sì, è importante la democrazia, è importante la libertà, ma alla fine è importante soprattutto portare, come dire, la pagnotta a casa. È un crinale molto pericoloso dal quale bisogna un po' prendere le distanze, a mio avviso. Cosa lega questi paesi dell'Est Europa all'Unione Europea, considerando che sono anche abbastanza diversi per tradizione e per altri aspetti? Beh, intanto il fatto di aver accettato molto malvolentieri e con molte riserve, peraltro, il principio dell'economia di mercato e quello della democrazia liberale. Abbiamo appena detto che le riserve sono tante, tali che si parla addirittura di democrazia illiberale. Io credo che siano alla fine però più gli elementi che legano questi paesi all'Europa che quelli che la dividono, perché l'Ungheria, prendiamo l'esempio più clamoroso, l'Ungheria di Viktor Orban, se non ci fosse l'Europa sarebbe un paese povero, come lo è stato prima che ci fosse l'adesione all'Unione Europea. Ancora è un paese largamente, bisogna dirlo, nel quale i salari, per esempio, il costo della vita rispetto ai salari è molto alto, è il penultimo paese in Europa per quanto riguarda il valore dei salari. Quindi questi sono un po' elementi che bisogna tener conto. Senza l'Unione Europea questi paesi tornerebbero in una condizione di povertà e tornerebbero nell'orbita, peraltro, geopolitica di Mosca, che sta premendo molto in questa direzione.
non tutti, la situazione è molto complessa perché la Polonia per esempio ha una storia diversa e non vuole neanche sentir parlare di Putin. L'Ungheria, la Repubblica Ceca sono invece favorevoli ad un accordo che già c'è peraltro nei fatti, un accordo sempre più stretto di cooperazione con la Russia di Putin, quindi anche là è un fronte diverso. Io credo che questi paesi non si staccheranno dall'Unione perché non conviene loro assolutamente, sarebbe completamente contrario al loro interesse nazionale che è quello di continuare a usufruire dei fondi europei che garantiscono dei finanziamenti europei anche attraverso le banche europee che garantiscono loro, diciamo, un livello di vita dignitoso e anche l'accesso a un'altra cosa importante, il grande mercato unico europeo nel quale ci sono 450 milioni, diciamo, di potenziali consumatori. Alle prossime elezioni europee rischiamo di vedere un vero e proprio ribaltamento della concezione dell'Europa come è stata vista fino ad oggi, che parte proprio dall'est Europa, quindi dai paesi soprattutto del gruppo Visegrad, uniti con i movimenti cosiddetti populisti occidentali. Lei ritiene che sia un'ipotesi realmente plausibile questa? No. No, per una serie di motivi che adesso cercherò in breve di spiegare perché la situazione è molto complessa. Le elezioni europee servono per eleggere il Parlamento europeo, quindi i membri della Commissione per esempio vengono eletti non dal Parlamento europeo, vengono confermati dal Parlamento europeo, ma vengono scelti, nominati, indicati, diciamo, dai governi nazionali. Quindi i governi nazionali saranno ad aprile quelli che sono oggi, quindi non c'è, a parte l'Italia e l'Austria, non c'è una rivoluzione in atto non c'è una rivoluzione in atto in Europa, nell'Europa occidentale in particolare, quindi non ci saranno grandi stravolgimenti. Il Parlamento europeo certamente potrebbe avere qualche diciamo, gruppo, partito, movimento antisistema in più, però stando alle ultime proiezioni, naturalmente bisogna prendere le proiezioni, i sondaggi con il beneficio dell'inventario, stando agli ultimi sondaggi non dovrebbe superare il 30%, che cioè sarebbe un terzo dei parlamentari, per cui non cambierà molto se non il fatto che i partiti, le grandi famiglie tradizionali, in particolare il PPE e il Partito Socialista, scenderanno in maniera consistente, in particolare i partiti dell'area socialdemocratica. Ma ci sarà sempre comunque una grande coalizione, i partiti tradizionali continueranno a governare l'Europa, quindi non mi aspetto una rivoluzione, mi aspetto un cambiamento. Attenzione però, perché a maggio ci sarà un cambiamento, fra 5 anni, alla prossima tornata europea, potrebbe invece succedere qualcosa di molto diverso, se diciamo l'Europa non prende atto del cambiamento di rapporti di forza all'interno dell'Unione e del fatto che, diciamo, che c'è un disagio crescente delle società europee nei confronti delle istituzioni sia nazionali che europee, cioè bisogna cambiare qualcosa, non si può andare avanti facendo finta che non sia successo nulla. Ma al di fuori della lotta all'immigrazione e dall'accoglienza, cosa unisce questi partiti dell'est Europa con i cosiddetti movimenti populisti dell'Europa occidentale? Io sono dell'idea che, diciamo, è un po' il filo conduttore del mio libro, che il disagio sociale che si sta manifestando, diciamo, in ogni tornata elettorale, in ogni parte dell'emisfero occidentale, abbia un'origine precisa nella globalizzazione. Cioè, è come se la gente si fosse accorta all'improvviso che la globalizzazione non era quel paradiso futuro che ci hanno un po' detto, ci hanno un po' raccontato, e che invece aveva anche un aspetto, come dire, oscuro, che è legato ai movimenti incontrollabili di persone, ma soprattutto, diciamo, all'apertura di nuove frontiere economiche, perché il problema vero è proprio questo, che l'economia mondiale all'improvviso, quasi all'improvviso, nell'arco di un decennio o due massimo, si è spostata completamente verso est. Oggi paesi come la Cina e l'India
rischiano, minacciano seriamente, diciamo, l'egemonia americana sul piano economico ma anche su quello politico, e noi siamo schiacciati in questa lotta, diciamo, fra giganti, noi dico europei e anche lo stesso Occidente, per cui la situazione non tornerà mai come era prima. La globalizzazione a mio avviso non si fermerà, perché quella parte del mondo che ne è stata avvantaggiata e che in questo momento sta cavalcando l'onda non ha alcun interesse di fermare la globalizzazione, e poi bisognerà imparare a farci i conti e a conviverci nel migliore dei modi. La crisi della moneta unica forse ha accelerato la voglia di cambiamento, ma quali sono le cause che hanno spinto e che spingono comunque alla modifica della concezione di Europa così come l'abbiamo vista fino ad oggi? Beh, la moneta unica, diciamo, in sé. La moneta unica, voglio dire una cosa che molti, chi ascolterà questa intervista farà un salto sulla sedia, è stato un grande successo, perché nel giro di pochi mesi una moneta nuova si è imposta come il diretto antagonista del dollaro. Cosa non ha funzionato? Non ha funzionato il fatto di aver lasciato a metà il percorso del cammino di integrazione europea. Ora è inutile illudersi, io credo, sarei per un'Europa federale, ma l'Europa federale non è né per domani né per i prossimi 10 e forse neanche per i prossimi 100 anni. È un progetto futuro, insomma una prospettiva futura, però bisogna completare quello che è stato già fatto senza buttare tutto all'aria. Quindi bisogna completare per esempio il percorso dell'Europa economica e monetaria. Adesso noi abbiamo una grande istituzione, la Banca Centrale Europea, che si occupa di politica monetaria. Abbiamo 19 paesi dell'Eurozona, ciascuno dei quali è sovrano nella politica di bilancio. Allora, bisognerebbe cercare di riequilibrare questo squilibrio, cioè cercare di arrivare ad una politica di bilancio, una politica fiscale unica, che è una cosa facile a dirsi ma ovviamente estremamente complicata da realizzarsi. Già si è visto moltissime resistenze sul tappeto. Quindi come vede il futuro dell'Europa nei prossimi anni? Nei prossimi anni vedo il futuro dell'Europa come un qualcosa che continuerà ad esistere, ma che se non riesce a trovare uno slancio piano piano si esaurirà. Cioè l'Europa deve trovare una nuova ragione di essere, una nuova filosofia della vita, per così dire. E quindi o fa questo, altrimenti si andrà avanti stancamente, ogni tanto ci sarà un exit, insomma, probabilmente il cuore dell'Europa, cioè Francia, Germania e i paesi del nord, continueranno comunque a portare avanti un progetto unitario, e sarebbe un guaio per noi se non ci fossimo all'interno di questo progetto, però è inutile illudersi che, diciamo, che con l'ordinaria amministrazione, facendo finta che tutto alla fine può tornare, perché magari un minimo di ripresa che peraltro mondiale, che peraltro non è alle viste, potrà sanare tutto. Ecco, questa mi sembra che sia un'illusione, forse la più pericolosa delle illusioni.